Ho sentito che diversi colleghi della maggioranza hanno richiamato sull'urgenza di riaprire in sicurezza la scuola. È curioso poi come qualcuno che fa parte dell'attuale maggioranza dica a microfono che il ministro della giustizia è inadeguato, che il ministro della scuola è inadeguato, ma quando si tratta di salvare la poltrona vota a favore del ministro della giustizia e del ministro della scuola. Avere due ministri così delicati al posto sbagliato nel momento sbagliato è un problema. Scuola, a parte il plexiglass, con una o due S a seconda dei gusti, che è surreale. Mi rifiuto di mandare mia figlia di 7 anni in classe chiusa in un buco di plexiglass. Questo è assolutamente fuori discussione, è impensabile. Suggerimento. Visto che il collega Errani parla della sanità pubblica, giustamente, un suggerimento anche per la scuola pubblica. Se riusciste a mettere a bilancio nei 55 miliardi anche qualche centesimo di euro per l'assunzione non di tutto, ma di alcuni dei 200.000 precari, per l'assunzione e la stabilizzazione di alcuni. Grazie. Degli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili. Ci sono in classe 260.000 bimbi disabili e ben 50.000 insegnanti di sostegno sono precari, supplenti e cambiano una, due, tre, quattro volte all'anno. È un delitto per un bimbo già in difficoltà. Lo era prima del virus, lo sarà a maggior ragione dopo il virus. Senza contare la discriminazione nei confronti di studenti e insegnanti di serie B, che sono quelli delle scuole pubbliche paritarie, perché quando qualcuno a sinistra sente puzza di privato, evidentemente perde la sensibilità. Quindi, Ministro, la prego di portare alla sua collega alla scuola queste richieste del Senato, dei genitori, degli insegnanti. L'ha detto qualcuno prima di me della maggioranza. Non è pensabile, come hanno detto gli esperti della task force ieri alla Camera, che le linee guida per la riapertura verranno comunicate ad agosto. Siamo a metà giugno. Come pensate che insegnanti, genitori e studenti in un mese possano decidere come riaprire delle scuole? È una follia riaprire il campionato di calcio e chiudere le scuole e le università. Io penso che vengano prima i nostri figli, con tutto il rispetto ad altri.